Salve a tutti e bentrovati all'appuntamento con l'informazione. A Ravanusa, nell'Agrigentino, i funerali di Stato delle 9 vittime dell'esplosione, 10 con il piccolo Samuele che era ancora nel grembo materno, saranno officiati a partire dalle 16.30 di venerdì in piazza Primo Maggio. Via libera alle domande per i contributi a fondo perduto sui finanziamenti ottenuti dalle imprese siciliane danneggiate dalla pandemia. L'IRFIS Fin Sicilia ha pubblicato l'avviso per la concessione dell'agevolazione. Il plafond a disposizione ammonta a 100 milioni di euro. Ai microfoni di Antenna 1 Notizie ha tracciato un bilancio del 2021 il capogruppo di Catania 2.0 Giuseppe Gelsomino. Ascoltiamolo. Ancora ritrovamenti di droga nel palermitano. I carabinieri del comando provinciale hanno trovato nel quartiere Zen 2 un locale di condominio che conteneva oltre 100 dosi tra cocaina, hashish e marijuana, nonché 10 litri di fertilizzante e 3 lampade alogene per la coltivazione indoor di canapa indiana. I militari che stanno cercando i responsabili nel corso dei controlli hanno arrestato pure 4 spacciatori. Il primo spacciatore è stato fermato sempre nello stesso quartiere. Il secondo in pieno centro, grazie al fondamentale supporto dei cani antidroga, il terzo nella zona di via Monte Pellegrino e il quarto a Isola delle Femmine. Gli animali specializzati hanno trovato sostanze stupefacenti dentro il frigorifero di una rivendita di frutta e verdura. Sono stati sequestrati complessivamente oltre 150 grammi tra cocaina e hashish e quasi 500 euro. Maria Grazia Spartada, Antenna 1 Notizie, per Abbiamo visto un altro servizio che riguardava un sequestro di droga, adesso andiamo ad ascoltare le parole di Gelsomino. L'anno 2021 è stato un anno particolare, un anno ancora pieno di questa pandemia, del coronavirus, ma è stato un anno che prospetta ripartenza, è stato un anno dove ci siamo potuti muovere, è stato un anno dove è stato possibile riprendere gli aerei, è stato un anno della vaccinazione dove tutti ci siamo vaccinati o quasi tutti, che abbiamo fatto tutti un grande lavoro per chiedere la vaccinazione. È stato un anno che dal punto di vista della città di Catania è molto particolare, un anno dove non sono mancate le polemiche per tantissime vicende, un anno dove l'immondizia purtroppo ha invaso parte della città, non dovute anche alla colpa del sindaco, ma spesso per quello che si è fatto, o meglio quello che non si è fatto alla regione siciliana, i termovalorizzatori e tutto quello che tutti conosciamo, perché purtroppo le città sono sporche, le città del centro piuttosto che le città della periferia. In città si sta aspettando che partano dei lavori importanti, quali quello del parcheggio di Piazza della Repubblica, dove potrebbe essere una delle opere più importanti degli ultimi anni, dove lì diventerebbe il centro di parcheggio di tutte le zone, in modo tale da poter pedonalizzare più zone possibili all'interno della città. È stato un anno bello quando si è iniziato a demolire l'ospedale Santa Marta, anche se dobbiamo capire bene il progetto, come sarà, quale sarà e soprattutto quando verrà realizzato. Ma c'è da dire che ci sono state delle cose importanti che io sono stato molto favorevole, è stata quella della fusione dell'azienda metropolitana Trasporto, la vecchia AMT, con l'azienda Sostare, creando una nuova società, creando delle vere e proprie economie e soprattutto dell'efficienza per gli utenti e anche per noi che capiamo oggi meglio dei costi che prima erano lasciati così. Speriamo che sarà un anno migliore, con auspicio di vedere la città sicuramente più pulita e sempre più organizzata. È andato in scena al Palazzo Riso di Palermo un incontro sul termalismo in Sicilia, parliamone, facciamo rete, organizzato dalla regione in collaborazione con il CEFPAS. Al centro del meeting lo stato di salute del mercato termale in Sicilia, le prospettive di rilancio dopo lo stop dovuto al Covid-19 e gli interventi necessari in materia turistica, finanziaria e normativa. Sono oltre 50 le opere infrastrutturali avviate, concluse o in fase di partenza su Palermo e provincia. Questo è quanto emerso dall'incontro tra l'assessore al ramo isolano Marco Falcone e le rappresentanze sindacali regionali della provincia palermitana in occasione del periodico tavolo sull'attuazione degli interventi infrastrutturali.
Una donna ha perso il controllo della sua macchina ed è finita dentro la vetrina di un negozio di telefonie di Palermo in via Scinà, all'angolo con Piazza della Pace. Secondo una ricostruzione della polizia municipale, la coinvolta avrebbe effettuato una manovra di parcheggio errata. Nessuno è rimasto ferito. Scatta nell'isola l'operazione ERA. Beni per un valore complessivo di circa 100 milioni di euro sono stati sequestrati e congelati all'imprenditore messinese Giuseppe Busacca. Il soggetto è accusato di aver reinvestito soldi illeciti provenienti dal clan di Barcellona Pozzo di Gotto. E con questa news è tutto. Da Gianluca Virgillito, grazie per averci seguito. Buon proseguimento di giornata con i programmi di Bella Radio TV. Ritrovati, un buon giovedì a tutti gli amici di Bella Radio TV da Santo Spartà. Il Catania ha svolto ieri in mattinata a Torre del Grifo il secondo allenamento settimanale. Dopo una sessione di forza e completata l'attivazione in palestra, mister Baldini ha disposto e diretto approfondimenti tattici incentrati sul gioco di posizione e sui cambi di direzione, seguiti da un torneo a tre squadre. L'ultimo precedente a Messina risale alla stagione 2016-17, che vide i rossazzurri trionfare per 2-1 in rimonta grazie ai gol di Pozzebon e Barisic. Tutto pronto a Palermo per il big match del girone C contro la capolista Bari. La squadra di Giacomo Filippi dovrà fare a meno per un turno di Alberto Almici e Gregorio Luperini. Questo è il provvedimento di squalifica emanato nei confronti dei due rosanero, che in occasione del match contro il Catania sono stati espulsi. Un ex di entrambe le squadre è il DS Giorgio Perinetti, intervistato dal Corriere della Sera. Match apertissimo a qualsiasi risultato, contano l'agonismo, l'approccio e le motivazioni. La solidità delle squadre di Mignani fa sì che le sue squadre siano difficili da battere. Per questo vedo il Bari favorito. Ma sono arrivate parole di elogio anche per il Palermo. Ha un atteggiamento spavaldo e spesso riesce ad arrivare a risultati imprevisti. A Messina alla fine è arrivato il tanto annuncio atteso dell'esonero del tecnico Ezio Capuano. Era tutto pronto per il ritorno di Sassullo, ma l'ex giocatore giallorosso ha deciso di rescindere il contratto con la società peloritana. Allora è stato chiamato un volto noto della Sicilia orientale, Ezio Riaciti. Catanese doc e con un passato nel Siracusa e che già contro gli Etnei ha vinto un derby di Sicilia nel 2018-2019 con gli Aretusei per 2-1. Passando al basket, partita decisamente storta per la Catania Basket, che cede nella palestra a Ventorino al San Matteo Messina. Appena 19 punti segnati in 40 minuti, tutti da Didio, Sarcià e Palamidessi, con le messinesi che danno spazio a tutte e hanno in Rizzica la miglior marcatrice. Le ragazze di coach Bianca non c'erano, anche rispetto alla gara di sabato con la Rainbow, ma dopo aver affrontato le due squadre più forti del girone, potranno affrontare avversarie con un gap meno evidente. E per ora è tutto con lo sport. Per saperne di più, visita tutti i nostri canali. Un buon proseguimento su Bella Radio TV.